Beh, diciamo che la partita si è presentata subito in discesa, visto che già al terzo minuto siamo riusciti a sbloccare il risultato e quindi la squadra è riuscita subito ad essere padrona del campo e la partita così è scivolata via abbastanza agevolmente. Sull'unica nostra disattenzione i ragazzi del Conversano sono riusciti a fare un gran gol, però diciamo che i valori tecnici in campo erano nettamente differenti e quindi diciamo che è stata una partita abbastanza agevole da gestire. Guardando la classifica, dove potrebbe arrivare il Massafra? La nostra è una società ambiziosa, i ragazzi hanno voglia di far bene, quindi noi stiamo facendo di tutto, in settimana lavoriamo per riuscire ad arrivare quanto più su possibile in classifica. Abbiamo perso qualche punto per strada, un po' per sfortuna, un po' per disattenzioni nostre, però adesso abbiamo ripreso a fare gioco, abbiamo ripreso a fare punti e stando a quelli che pare siano i risultati di oggi dovremmo essere nuovamente in zona playoff, quindi i nostri sforzi devono essere quelli di riuscire a mantenere questa concentrazione per arrivare a quanto più su in classifica per riuscire a giocarci possibilmente i playoff. Tanti massafresi non conoscono neanche che il Massafra ha ritrovato il calcio. Questo è un peccato. Io ho avuto la fortuna di essere a Massafra negli anni d'oro del Massafra, negli anni dell'eccellenza e della promozione. Massafra è sempre stata una piazza ambiziosa, una piazza che capisce di calcio e quindi vedere il Massafra. Il Massafra calcio, non essere presente nei campionati era davvero un peccato. Con questa nuova società, con l'impegno di questi dirigenti c'è effettivamente la possibilità di ritornare a fare il calcio che conta a Massafra. So da quello che mi dicono che hanno progetti per il futuro per riportare il nome di Massafra il più in alto possibile e quindi adesso sta anche magari ai tifosi, alla città di Massafra riuscire a riprendere l'entusiasmo. Noi da parte nostra come squadra stiamo cercando di fare di tutto perché possa ritornare l'entusiasmo tra i tifosi del Massafra. Sicuramente la presenza di qualche tifoso in più potrebbe essere per noi una mano importante. Speriamo che con queste vittorie consecutive, con questi risultati positivi che stiamo ottenendo, si possa effettivamente far ritornare l'entusiasmo tra i tifosi e si possa vedere un po' di gente in più sugli spalti.